Una meraviglia. Situazione generale, il TV è integro ma sporco. Caffè freddo di ieri. Ci voleva la persuasione delle bestemmie interiori. Ma qua c'è un macello di viti. Cazzo c'è? Che cazzo c'è? Ecco cosa c'è, una bastarda fascetta. Bastarda. Dove cazzo va sto cavo? Madonna, va in culo proprio. Ma come cazzo è fatta sta cosa? Dio c***o. Porco 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 tardo porco di ma che cazzo hanno fatto qua? Che cazzo hanno fatto con sti passacavi? Che cazzo hanno fatto? Maledetto. No, ma è pazzesco. Vaffanculo. Ma guardate che cazzata, guardate. Vaffanculo. Vaffanculo. Sto facendo una fatica del. Oh. È un troiaio. Un culo. Transistor bruciato. Sì, vabbè, transistor, che cazzo dico, porco. Forse devo ricoprirlo di sputi. Infatti vedete il porco quando ci si mette. Il porco. Quindi il problema è questo porco. Dottore del porco. Porco. Questo pirlo di merda si muove grazie a queste molle messe in antitesi come se fossero degli orecchini appesi a uno scroto. Ottimo, direi che come prima cosa è fatta, va bene, ci siamo. E a questo punto io un pugno di elettrolitici li cambierei per sicurezza. Va fatto un elenco di quello che serve, vanno presi e poi vanno sostituiti, non c'è altro da fare. Salta fuori che ho fatto bene a mettere le mani a questi condensatori. Sto aspettando i ricambi, ma guardate sotto qui cosa c'era. C'era un'emissione, una vera e propria emissione di feci da questo condensatore, che tra l'altro risulta gonfio di sotto. Quindi questo sicuramente non condensava più in quanto condensatore. È decisamente un acido di orrore espulso dal condensatore stesso. Ecco, è rientrata anche il gonfiamento, quindi è proprio explosm. Eh sì, qua c'è proprio il buco di ventilazione che ha sfiatato. Questo coso stava per scoppiare, si era gonfiato di gas. Molto bene, ora non ci resta che aspettare i componenti che ho ordinato su tme.eu e vedremo come andrà a finire. Con il rumore della cappa, nel frattempo sono arrivati i condensatori. Prima cosa interessante di questa scatola, questo il cartone, del meraviglioso cartone con cui fare la zuppa. La zuppa di cartone? La zuppa di cartone, perché noi
possiamo fare la zuppa con il cartone. Questo è interessante. Già, prima o poi dovremo provarla. Allora, scatola la buttiamo lì, così. Elenco dei condensatori che a voi non interessa. E i condensatori sono super professional, sono veramente professional. Ok, mi pare che ci sia tutto. Ottimo, ci sono anche quelli grossi e direi che è la prima cosa che monteremo qua. Ehi. Adesso io non vi farò vedere tutto il procedimento di recap che è alquanto tedioso, ma almeno uno lo facciamo. Condensatori, ricordatevi, marca Nishikon o Panasonic, perché sono ottimi. Qui andiamo a vedere dove ho identificato più e meno, ma qua c'è scritto, anche se non si legge. Vediamo se riusciamo a... Sì, c'è un più qui. E quindi andiamo a vedere qui. E in effetti è qui. Quindi è esattamente dalla parte opposta. Non fidatevi mai delle serigrafie. Mai. Perché questo era messo così. Porco un culo. Questo era messo così. Quindi, e qui non abbiamo nulla di scritto. Complimenti, gran condensatore, veramente. Non si legge niente. Affanculo. Andiamo per logica. E la parte esterna con carcassa metallica connessa a casa mia significa negativo. E quindi ho segnato negativo, il positivo è qua. Negativo sono questi due. Quindi noi questo stronzo lo mettiamo così. Ah, ma abbiamo anche altri buchi, interessante. È predisposto per usare altri condensatori. Aspetta, qua ce n'è un altro. E qua ce n'è un altro. Qui un altro. Quindi hanno predisposto per più misure. Punto ci scegliamo i buchi che più ci aggradano e ci siamo, positivo e negativo, perfetto. Vittoria, socialismo lui. Ora io ripeterò questa operazione per circa 20 volte. 10 microfarad, 35 volt, vaffanculo. Porco. Questo è da 1, questo è da 47, 4,7. Ovviamente l'ultima bustina, sempre e solo e fottutamente l'ultima bustina, quella che sto cercando. Le ho dovute guardare tutte. Maledetto. Notare la differenza di dimensioni. C'è il mio caffè, c'era. Sì, sì, è qua. Ah! Prima che te l'abbiamo messo da parte, dopo che E quando sono troppe cose vecchie, quando si vanno a toccare, certo, è un casino. Specialmente con l'acqua. E praticamente qui al convento che è calcario in modo tremendo, pesante. Sì. C'è un'acqua molto 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 piena di cloro, il calcio è molto impressionante poi. E quindi poi uno deve anche cambiare lo scambiatore. Ma lo scambiatore cambia caldaio. Però dobbiamo, poi ci mette un addolcitore di acqua. Quindi poi cioè, dobbiamo vedere, chiudere, vedere un pochino qual è l'acqua che porta lì. E almeno un bagno rimane. Quel bagno in mondo rimane libero. Nel senso che non si usa. E non si usa questo qui. Ci sono quelli dell'altra stanza allora. È meglio, perché se no non si riesce a cos'è, devo lavorare con l'acqua. Devo andare il lavandino, mettici le stampe, mettici il lavello, tante cose messe insieme.
Allora, se in bagno non posso chiudere tranquillamente. No, però poi devo vedere se riesco ad aprire per avere l'acqua. Ok, ci vediamo domani mattina. Ora qui la serigrafia è giusta. Questi sono, o meglio, erano da 100 microfarad 25 volt. E ora sicuramente sarà l'ultima busta che vado a leggere. Il positivo è sempre la parte più lunga, vedete? Il negativo è identificato da questo, da questa banda bianca che non vedete. Bastardo di negativo più corto, positivo più lungo. Serigrafia, ma non fidatevi mai, positivo di qua, negativo di là, e si ficca. E lo stesso quest'altro, positivo e negativo, e quindi così. Ora basta praticare la saldotecnica. Negativo, parte esterna dove va la carcassa metallica. Non è sempre così nei televisori, quindi fate attenzione, specialmente in quelli di una volta. Proseguirei con questi da 100, così me li levo dal cazzo tutti. Ora io questi li tolgo tutti perché è abbastanza ovvio dove va il positivo e il negativo, almeno per me. Tipo qua c'è un negativo, basta seguire la pista e si vede che va qui, alla parte metallica, e qui c'è il positivo. Fatto. Temperatura 380 gradi, giusto per comodità. Temperatura un po' troppo alta, scendiamo a 370. E anche qui negativo che, seguendo la pista, se ne va alla parte della carcassa. Voi mi direte: Svesto, ma perché non usi il succhiastagno? Perché mi rompe il cazzo. Ecco perché mi rompe il cazzo, è così. E questo è qua, e qua abbiamo al solito il negativo che va qui, che va qui, che va qui, che va alla parte negativa. Positivo qua, fidiamoci della serigrafia e poi ricontrolliamo. So già che tra un po' mi si staccherà uno di questi fili, ma so dove vanno perché ho fatto le foto. Saldo tecnica, negativo massa, perfetto. Saldature così belle con lo stagno ROHS, col cazzo che si riescono a fare. E questi da 100 li abbiamo fatti. Giriamo e saldiamo. E interrompo però, basta, adesso basta. Notare la differenza di dimensioni. 47 microfarad 160 volt. Quello vecchio e quello nuovo. Anzi, quello nuovo. Qui ci fidiamo della serigrafia, che è giusta perché il negativo va alla carcassa metallica, bene. Ed ecco perché ho fatto bene, ho trovato anche questo con la cremina magica, quasi esploso, 1000 microfarad procond, 1000 microfarad 35 volt, che sono, se non erro, questi. Ricordatevi, quando ordinate i condensatori, di prenderne sempre qualcuno in più, se il costo ve lo permette. Qua ce ne serviva solo uno, ne ho presi due, ma ad esempio qui ne serviva solo uno, ne ho presi 10 perché costavano veramente un cazzo. E così, non si sa mai, anche per progetti futuri, e nel tempo vi fate una scorta. Maledetta questa cosa di cartone del cazzo, la gioia dello stagno al piombo, la gioia, gioia infinita, gioia di vivere. Trucco per togliere i condensatori da questa merda appiccicosa: col saldatore scaldare e poi si sfila molto facilmente. Io contemplo il risultato e devo dire che sono soddisfatto. Direi perfetto. Sì, lo so che qua è sporco, ma me ne sbatto.
Ma no, dai, facciamo così. Un po' di isopropilico. E un po' di raspa. E un altro po' di isopropilico. Ed ecco, vedete che partono pezzi di condensatori. Come mai, vi direte? Non lo so, perché questo condensatore ceramico qui sembra fessurato. E in effetti c'è come una situazione fecale. Vedete? Ma io ho deciso di sbattermene. Me ne sbatto. Bene, sono le 17:07. Lo scopo di questo esperimento è ottenere del fumo. E invece? Ma il fumo è acceso? Si deve scaldare per vedere qualcosa? Ma lo sentite sto suono? Sì, sono sì. I fanghi. No, c'era un fischio acuto. Ah, c'era il fischio acuto, questo è un buon segno. Ma si vedeva qualcosa? No. No, io no. Cosa non abbiamo dimenticato? La luminosità è bassa. Sì, è probabile. Non è esploso niente, intanto. Il che è un male. Nel frattempo, Alfred, potremmo passare all'opzione, se non lo trovi sul coso, lo smontiamo. Ok, beh, c'è probabilmente qualcosa di scollegato. Sì, il pulsante è fottutamente acceso. La tua faccia è accesa. Ma non c'è alta tensione perché sono un coglione. Ah. Perché non ho collegato la ventosa dell'alta tensione, quindi come cosa volete che si accenda qui? Fumo. Ma non penso che succederà qualcosa. Perché? Ma c'è qualcosa che non va. Fumo nucleare in arrivo. Questo è acceso. Quindi non c'è alta tensione. Eppure lei sentiva un fischio. Sì. Ho sentito anche io per un attimo. La spina, ho sentito questo fischio, ma sottilissimo. Ok, fischio maschio. Va bene, indagheremo. Deludente questa aperta. Meglio così. Ho messo un fusibile da 1 ampere veloce al posto di uno 0,5 ampere ritardato. Quindi è quasi certo che ora avverrà il botto. Ma lui non si accende. Sia la presa difettosa? Non si accende. Cosa manca? Misuriamo. Infatti abbiamo 0 volt. Cosa abbiamo in alternata tra lì e lì? Abbiamo 16,3 volt. Cosa abbiamo in uscita al ponte raddrizzatore? Abbiamo 0 volt. No, ne abbiamo 20. 21 volt che poi dovrebbero in teoria passare attraverso il fusibile, il quale è bruciato per la seconda volta. Perché Dio sicuramente... Eh sì, Dio è... Per quale motivo? Dato che noi non abbiamo toccato nulla da quel lato, può darsi che Dio sia... È strano, si accendeva, cambi i condensatori, non si accende più. Ma come si apre sto porco? Dio è un po'. Uno iettatore, questi vaffanculo. No, vediamo cosa c'è. Successo qua, infatti si è bruciato nuovamente sto fusibile, mi sa. Si brucia il fusibile, solo che non avendo lo schema elettrico, come cazzo fa uno a capire? No, il fusibile non è bruciato, è sano. Il fusibile è sano. S-ano. Allora perché mi sta rompendo i coglioni? Perché? Sano? Ano. Sano con l'ano. E l'ho smontato per la 14ª volta. Il cazzo mi sta esplodendo a pezzi. Ora farò un'altra cosa. Lo renderò ancora più servizievole. E io svito la morsettiera e gliela posso attaccare col cazzo in mano. Ci hanno già messo le mani qua. Bastardo. No, questo è il problema, perché le riparazioni fatte da altri e lasciate a metà creano sempre problemi. Allora, già qua si è staccato un filo e mi vengono i nervi, 40 tacchi al diverso. Quello da vedere vicino e quello da più vicino. Misuriamo il transitorio all'accensione, dicono. Proviamoci con un tester, vedremo l'ago salire un po'. Siamo in scala 10 ampere. Dobbiamo accendere e vedere dove va.
diciamo in serie sul fusibile da 2,5 ampere ritardato e chissà cosa succede. E ovviamente la polarità è al contrario. Perché? Perché ma un cazzo proprio! Quindi per quale motivo si brucia? Cioè o lui è lento a reagire, io lo metto a 1,5 ampere. Me devo spostare qua. Sale a 1,5. Diciamo che forse un picco a 2 ampere ce l'ha. Però l'ho appena acceso. Quando l'accendo lui sale a fondo scala. Se il fondo scala è 1,5, io qua il fondo scala ce l'ho 1,5. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che arrivo forse a un paio di ampere. Ora, per vedere un transitorio all'accensione ci vorrebbe l'oscilloscopio, ma siccome io non lo so fare, non mi ricordo come si fa, non lo farò. Andrò a naso. Diodo da 3,15 rapido. E lui tiene. Tiene. Riproviamo ancora? Sì. Qua siamo a 1,5 ampere. Con il cazzo sfasciato ho messo un 2200 microfarad a 35 volt e si accende. Funziona. Se questo stronzo non si spegnesse in automatico, vedo che consuma attorno ai 2,2-2,4 ampere. Sale un po' ogni tanto a seconda della luminosità e come la regolo. Se l'alza arriva quasi a 2,4-2,4,20. E insomma 2,5 ampere è un po' al pelo, secondo me bruciava per questo, eravamo proprio al limite. Quindi io gli lascerò il 3,15 e vaffanculo.